ragazzi, ciao! Allora, oggi siamo qui per una nuova rubrica che inauguriamo. La rubrica si chiama Welcome to the Hell, rubrica fortemente voluta dal sottoscritto, perché diciamo che ci siamo abbastanza rotti le scatole di alcune cose. Non ci siamo. Mi sono rotto le scatole abbastanza di alcune cose. Di cosa sto parlando? Sto parlando del fatto, facciamo un esempio molto, molto breve, molto conciso. Siete appassionati di giochi come noi, andate a comprare giochi come noi, spendete soldi come noi, prendete il vostro gioco, lo portate a casa, lo aprite, vi piace, lo giocate, lo proponete ai vostri amici e poi arriva un certo punto che quel gioco vi inizia a lasciare qualcosa dietro, qualche non lo so, c'è qualcosa che non va, e allora magari dite che forse siete voi che non avete giocato bene, forse non eravate abbastanza concentrati, e quindi che cosa fate? Lo riproponete, perché beh, ci ho speso 30 euro, 50 euro, 80 euro, alcune volte anche 300 euro per dei giochi, so fare. E continuate a giocarlo, continuate a provarlo fino a quando inevitabilmente un vostro amico, forse il più sincero, forse il più bastardo, vi si pianta davanti, vi guarda con faccia abbastanza sincera e vi fa: guarda, scusami, però questo gioco fa cagare. No. Cioè, tu rimani lì abbastanza perplesso, dici: ma non è possibile, ma come? Ho letto 1000 recensioni, i miei amici che hanno i soldi mi hanno detto compralo, che vale la pena, e poi alla fine a un certo punto realizzate che quel gioco fa veramente cagare, voi avete sprecato i vostri soldi, sono persi, buttati, non potrete fare più niente, vi ritrovate con un gioco che fa cagare. Apro il mio girone d'inferno e vi conduco in quei giochi che secondo me avranno sicuramente qualcosa di positivo, ma avranno anche alcuni lati negativi. Quindi apriamo il mio girone con... che è bellissimo, lo capisco. Taluma, che cosa... perché questo gioco finisce nel girone dell'inferno di Welcome to the Hell? Ci finisce innanzitutto per la sua scatola. La sua scatola io vi prometto che vi farò vedere bene, farò uno speciale in questo format, se questo format prenderà piede, in cui vi farò vedere tutte le scatole fatte in questo modo. Questo un po' posso appoggiare. Perché la scatola è praticamente la classica scatola che voi, nel momento in cui andiamo ad aprire il coperchio del gioco, la scatola si presenta con un foglio di cartone piatto che poi si rialza e fine. Tutti i componenti, che nel momento in cui aprirete la scatola saranno da defustellare, quindi sono ben ordinati nei loro fogli di cartone, una volta defustellati saranno lasciati a se stessi. Però queste scatole lasciano un po' alla fantasia, dai, cioè. Sì, alla fantasia del progettista che ha pensato ad altro piuttosto che fare una scatola ponderata. Dico tutto questo anche perché in questo caso, ed è raro, le miniature sono fatte di buona qualità. I tasselli sono di un cartone che tende a resistere, non è facile all'usura. I componenti di legno dei vostri edifici sono di un legno di buona qualità, ben colorati. Quindi, cioè... E quindi fare una scatola del genere è veramente un cazzotto in un occhio. È cagare un giorno che sei stitico. È quello. Ok? La seconda cosa molto, molto importante secondo me, che merita una nota di demerito, è l'ambientazione. Vi spiego perché l'ambientazione. Allora, il gioco in sé per sé, nelle meccaniche e nel suo sviluppo del turno, è fatto anche bene. È fatto anche bene, sì, ma si rifà parecchio a alcuni titoli molto più blasonati e molto più conosciuti. Ma ce ne sono! Quello che non mi piace è il concetto della scenografia, dell'isola, quest'isola che sorge
dal nulla, turno dopo turno, questi templi che si evolvono senza una determinata, cioè ci sono delle regole ma finalizzate a non far finire il gioco subito, non sono delle regole che si legano ad una trama, ecco, questo è il senso. E questa è una cosa che a me personalmente non è piaciuta, perché sono un amante della trama, sono un amante del fatto che il gioco deve riuscire ad immedesimarti e a trasportarti dentro quello che per cui è stato concepito, e io sinceramente non mi sono sentito trasportato. Pensiero assolutamente personalissimo, vale come il 2 di coppa quando la briscola è denari, però siccome questo canale è anche mio, mi sembra giusto condividere con voi questa cosa. Per fare delle conclusioni molto rapide, voi direte, dopo tutto questo il gioco non è consigliato. No, in realtà il gioco, io vi dico subito che in nessun video vi dirò che quel gioco non va assolutamente comprato, a meno che non sarà veramente un buco. Ce l'ho in effetti, ora che ci ripenso, un titolo dove forse potrei dirlo, ma diciamo che tutto sommato quello che voglio dirvi con questo video non è non comprate questo gioco, è compratelo consapevoli di, e per Taluva la regola è compratelo consapevoli di, una scatola non adatta, non meritevole della componentistica che ha, una scenografia che non vi coinvolgerà nel gioco. Per il resto la meccanica è sicuramente ben approvata, il gioco si rifà dei titoli blasonati, e sicuramente rispetto ai titoli a cui si rifà lo troverete anche ad un prezzo inferiore, però questo è un discorso che dovrete valutare voi se vale la pena o meno fare. Ma alla fine tutto questo vuoto non me l'ha lasciato il gioco. Sì, ti ha lasciato vuoto il portafoglio. E prima... Ah, è un po' di... È un po' di che... Flatulenza. Meteorismo. E giri. Non è che mi sa... C'è il tavolino. Vedete, c'è il tavolino. Mi appoggio con... Vedi? Miniamo il tavolino. Stai vendendo? Cioè, per un peludo, per un peludo. Cazzo di odio profondo nei confronti di Dario. Ma nei confronti di chi fa queste scatole di merda? Ah no, ma che ce ne Guarda, scatole? Si apre. Questa è la storia di Davide, un ragazzo come il tanti che un giorno si sveglia. Sì, però poi mi viene. Oh madonna, ho le poppe! Ho le poppe! Io non voglio. Bale, 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 bale. Facciamo i partiti? Che? Che risposta si stoppa mentre...